Ti volevo chiedere cosa ne pensi di uno dei miei batteristi preferiti, Eric Carr. E poi, se conosci il vecchio gruppo glam, The Vixen, un saluto con stima, Giacomo. Me ne ricordo quella bella gnocca delle Vixen, me ne ricordo. Eric Carr, Kiss. Ragazzi, a proposito di grandi batteristi, martedì 29 maggio, non vi perdete al Keller di Prato, in Toscana, il concerto di Mike Mangini, Annie Lator, Steve Vai ed il nuovo batterista di Dream Theater. 29 maggio, Keller a Prato, Mike Mangini, Jack. E allora spazio a Paolo. Ciao Pino, sono grande fan dei Pink Floyd. Attraverso gli anni il gruppo ha cambiato molto il proprio stile, dal rock psichedelico al progressive, al rock più orientato verso il pop degli ultimi album, quelli senza Roger Waters. Molta gente attribuisce tutta la bravura del gruppo a capolavori come The Wall o The Dark Side of the Moon. Ma secondo me non ci sono solo quelli, ma altri album meravigliosi, come Wish You Were Here e Animals, ma anche Atom Earth Mother. Lo stimo molto anche Pink Floyd degli inizi, quando c'era Syd Barrett, ma molti sottovalutano un album come The Power at the Gates of Dawn del 1967, perla dello psychedelic rock. Tu che ne pensi? Sono d'accordo con te, sono veramente d'accordo con te. Io preferisco comunque il periodo dei primi album. Preferisco quello di periodo. Poi giustamente comunque non discutiamo, parliamo sempre di una grande band.